Questa strana scatoletta che ho in mano e che sto cercando di liberare dai supporti è una piccola scatoletta reggi batterie. Queste sono le batterie che uso per il mio drone da allenamento, quello un po' casalingo, che è piccolo piccolo, è praticamente un giocattolo. Ho stampato questo piccolo portabatterie con la Ender che ho comprato qualche tempo fa. Ancora non ho trovato un progetto che giustifichi un po' il parlarne seriamente nel corso di fotografia nel canale di Play After Lighting, però qui sui vlog, che è un po' più informale, ogni tanto ve la faccio vedere, così la butto lì e ve la faccio vedere. Il set che vedete intorno a me non è probabilmente un set, è una delle stanze che stiamo liberando con Claudia, e vedete che è un po' un macello intorno a me, e preso da un po' lo spirito di liberare le stanze, ho cominciato finalmente a vendere anche la mia attrezzatura fotografica, quella che non uso. Infatti sto cercando di arrivare proprio al nocciolo della mia attrezzatura per avere più spazio magari per futuri acquisti e anche avere meno scelta, così che quando voglio fare foto o voglio registrare video non mi sto a impazzire con tutta l'attrezzatura che potrei potenzialmente scegliere, ma magari ho una scelta più limitata solo sulle cose essenziali e mi posso concentrare sul risultato. Finora ho venduto e ho messo in vendita soltanto delle cose un po' più piccole, come dei filtri e delle borse fotografiche. Più avanti magari ci sto prendendo la mano, magari più avanti comincerò a vendere anche cose un po' più grandi. Ok, dopo un bel po' la parte più difficile è finita e adesso viene una parte divertente, che è quella di usare un accendino per bruciare tutti quanti i filetti. Chiaramente avrei potuto fare un design più semplice, però volevo provare questo qui, che è chiamato una trama Voronoi, che si può generare in tempo reale anche su Fusion 360 con un plugin, e crea questa trama un po' strana che chiaramente rende un po' più debole tutta quanta la struttura forse, però è sicuramente molto più interessante che un cubetto pieno. Ah, e la cosa buona è che effettivamente facendolo più lungo non c'è neanche bisogno di fare un tappo, perché vedo che le batterie si reggono bene. Ecco qui un bel portabatterie con trama Voronoi. Ma è incredibile il Giappone. Dopo una bella passeggiata fino all'Orto Botanico di Roma, che vi consiglio di visitare perché il biglietto costa solo 4 euro, a casa mi aspettava questo pacchetto, che dimostra un po' la mia debolezza dall'acquisto compulsivo. Infatti i soldi che ho recuperato vendendo attrezzatura fotografica in parte l'ho già speso con questo pacchetto, che vediamo subito in che condizioni è. L'idea di questo acquisto è stato un po' un esperimento, visto che non è una cosa nuova e non è una cosa funzionante, però è una macchina fotografica che guardo da tantissimo tempo ed è ben impacchettata. Eccolo qui il pacchettino. La scatola è un po' rovinata, ma era scritto nell'inserzione, e all'interno c'è questa Instaflex TL70 della Mint. Questa è una macchina fotografica istantanea che però è fatta come una reflex biottica, una TLR. Praticamente si prende la messa a fuoco e la composizione dal mirino superiore, e quando si scatta, l'obiettivo che scatta è quello sotto. Dopodiché si può spingere questo tasto per far uscire la fotografia istantanea. Originale questa macchina fotografica costa 400 euro, ma ho trovato su eBay questa inserzione di una Instaflex TL70 rotta. Esternamente è in ottime condizioni e il venditore mi ha detto che semplicemente da un momento all'altro ha smesso di funzionare. Il mio piano è quello di testarla per capire cos'è che si è rovinato, e la meccanica non è così complessa che da far sì che non è possibile ripararla, secondo me. Cercherò di farmi aiutare dal supporto della Mint, della società produttrice, e se proprio non ci riesco e vedo che è una cosa impossibile da riparare a casa, potrei inviarla di nuovo alla Mint in Cina, farla riparare e riaverla funzionante, e credo che il totale comunque rimanga in ogni caso minore di comprarla nuova.
Il design è veramente ben fatto, è un po' plasticosa, però è abbastanza pesante e devo dire che sono contentissimo di, se ci riesco, di poter scattare fotografie utilizzando una macchina fotografica biottica con il mirino a pozzetto senza dover affrontare tutte le difficoltà della fotografia analogica, che è sicuramente bellissima, però impiega tempo e è tutto un altro hobby che al momento non voglio imbarcarmi, perché sennò lascio da parte tutti gli altri. Speriamo che riusciamo a ripararla, vedremo questa avventura come andrà. Se ogni tanto vi domandate che fine ha fatto Carlo e perché non escono nuovi video del corso di fotografia, probabilmente è perché sto lavorando oppure sto facendo cose come questo. E devo dire che non è stato facilissimo, perché come al solito ci sono tantissimi pezzi, vitarelle e mollette, però il risultato è davvero spettacolare e non capisco perché la Nintendo non offra delle scocche di questo genere, ma sempre delle scocche a prezzi assurdi che non sono poi così creative. Questo è un kit della Extreme Rate e ho visto una modifica che penso farò per lo Switch, che ha i tasti con i LED che possono anche cambiare di colore, e potrebbe essere una modifica che farò in futuro. Non abbiamo scelto di fare la modifica anche sulla scocca dietro, visto che comunque è la parte che viene coperta più o meno dalla protezione. Invece i joystick di solito li tiriamo fuori spesso e si vedono molto di più, e questa modifica dal viola al rosa è bellissima. L'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso è che non ho i tasti modificati per questi tasti laterali, e quindi quando si toglie un po' il colore si vede, una cosa da perfezionisti, però forse in futuro anche questo cambierò. Sono molto contento e per fortuna non ho rotto niente, funziona tutto quanto. Insomma, è stato un acquisto impulsivo questo della TL70 rotta a 65€ contro i 400 di una nuova, però per una volta sono stato ripagato e potrei farci un po' il gusto di fare questi rischi su eBay. Infatti la TL70, appena dopo che ho fatto il vlog di qualche giorno fa, l'ho provata mentre stavo chiacchierando con mio fratello e ho deciso di caricare una cartuccia perché mi sembrava che andasse tutto quanto abbastanza bene. Messa la cartuccia, ho scattato una fotografia al nostro gatto Paddy e ho scoperto che la macchina fotografica funziona. E questo effetto qui, che sembrerebbe quello di una macchina fotografica rotta, in realtà è perché ho utilizzato il flash con l'impostazione sbagliata, e nella fotografia analogica questa si chiama solarizzazione, ovvero quando la luce è troppa, quindi la fotografia è troppo sovraesposta, quello che succede è che l'istantanea comincia a impressionarsi in negativo. Infatti questa fotografia, se la prendiamo e la invertiamo su Photoshop, vediamo che risulta essere un'ottima fotografia di questo gattino. Allora subito sono andato con le impostazioni giuste sul balcone, che stava cominciando a finire la giornata, e nonostante il fuoco non totalmente giusto, la fotografia comunque si è esposta bene, il meccanismo funziona bene, tutti quanti i controlli non danno assolutamente nessun problema. Il giorno dopo, nel mio paese, ho fatto una fotografia, diciamo il risultato non è perfetto, perché le istantanee comunque hanno tutta una serie di limitazioni a livello proprio di quanti dettagli possiamo prendere nelle alte luci e nelle ombre, però anche in questo caso il meccanismo ha funzionato bene e la fotografia è bene a fuoco. Ieri però è successa una cosa che mi ha un po' dato uno spunto su cosa potrebbe essere che non va bene al momento con questa macchina fotografica. Infatti mi stavamo passeggiando con Claudia, lei era vestita in questa maniera carina tutta di giallo, e vedendo questa scalinata giallo ho pensato che era il momento giusto per tirare fuori la TL70, e ho scattato una fotografia impostando la messa a fuoco correttamente.
la messa a fuoco non era così giusta come mi sarei aspettato. Con le normali macchine fotografiche istantanee della Fujifilm, questo potrebbe essere un buon risultato perché non sono ottiche superbe, ma quest'ottica qui dovrebbe essere più precisa. Allora ci siamo rimessi di nuovo in posa, ho preso la messa a fuoco e questa volta la fotografia è venuta ancora più sfocata. E a questo punto ho capito che c'era qualcosa che non andava bene perché comunque nel mirino era un'inquadratura che vedevo bene e il tempo di scatto non doveva essere lungo da creare mosse e chiaramente questo non è mosso, è sfocato. Quindi a caso ho fatto un piccolo setup con il cavalletto con la situazione più controllata possibile, una messa a fuoco studiata proprio con l'ingranditore e tutto. La prima fotografia è venuta sfocata e la seconda fotografia è venuta ancora più sfocata. Credo di sapere anche con gli ultimi due test che ho fatto oggi, fotografando anche quello che vedevo nel mirino per controllare che avessi fatto bene la messa a fuoco, il mio sospetto è che la cartuccia della pellicola non è messa perpendicolarmente con la direzione da cui entra la luce nell'obiettivo. Questo vuol dire che praticamente si crea come un effetto di un obiettivo basculante e il piano di messa a fuoco della profondità di campo viene storto in verticale. Quindi quello che succede è che anche se io nel mirino lo vedo perfettamente a fuoco, nel momento in cui si impressiona la fotografia, essendo la cartuccia storta in avanti o indietro, e credo che sia indietro nella parte alta, quello che succede è che praticamente si mette a fuoco la parte iniziale, base, diciamo, che coincide bene con il piano di messa a fuoco e poi il resto va in sfocata. Quindi domani farò fare l'ultima fotografia a Claudia di questa cartuccia per farle provare l'ebbrezza della istantanea TL70, dopodiché comincerò a fare un altro po' di test, raccoglierò fotografie e tutto quanto anche per scrivere alla Mint e farmi spiegare da loro secondo loro cosa potrebbe non andare bene e se è il caso magari di mandarla a riparare, perché devo dire che se la spesa non è folle, sono disposto anche a rimandarla in Cina e a farla riparare perché vorrei poterla usare con fiducia, mettere a fuoco e sapere che la fotografia viene corretta se ho impostato tutto giusto. Quindi rimanete sintonizzati su questi vlog per vedere come continuerà questa avventura e chiaramente anche tutte le altre cose varie con cui mi occupo oltre la fotografia.